Martedì Santo. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, mentre era a mensa con i suoi discepoli, Gesù fu profondamente turbato e dichiarò: in verità io vi dico, uno di voi mi tradirà. I discepoli si guardavano l'un l'altro, non sapendo bene di chi parlasse. Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece cenno di informarsi chi fosse quello di cui parlava, ed egli, chinandosi sul petto di Gesù, gli disse: «Signore, chi è?» Rispose Gesù: «È colui per il quale intingerò il boccone e glielo darò». E intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda, figlio di Simone Iscariota. Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. Gli disse dunque Gesù: «Quello che vuoi fare, fallo presto». Nessuno dei commensali capì perché gli avesse detto questo. Alcuni infatti pensavano che poiché Giuda teneva la cassa, Gesù gli avesse detto: «Compra quello che ci occorre per la festa», oppure che dovesse dare qualche cosa ai poveri. Egli, preso il boccone, subito uscì, ed era notte. Quando fu uscito, Gesù disse: «Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Voi mi cercherete, ma come ho detto ai giudei, ora lo dico anche a voi. Dove vado io, voi non potete venire». Simon Pietro gli disse: «Signore, dove vai?» Gli rispose Gesù: «Dove io vado, tu per ora non puoi seguirmi. Mi seguirai più tardi». Pietro disse: «Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te». Rispose Gesù: «Darai la tua vita per me? In verità io ti dico, non canterà il gallo prima che tu non mi abbia rinnegato tre volte». Sono Don Andrea Giovita, segretario dell'Annunziatura in Messico, e il Vangelo che oggi ci viene proposto all'interno della Settimana Santa, quindi una riflessione in preparazione a quello che poi sarà il Triduo, e vediamo una scena che Giovanni ci descrive avvenuta durante l'ultima cena. Una scena dove da una parte Gesù pone questo boccone a Giuda e gli chiede di fare quello che doveva fare e farlo presto, dall'altra parte Giovanni che pone il suo capo sul petto di Gesù per chiedergli: «Ma Signore, chi di noi ti tradirà?» E in questa scena, al di là della drammaticità che siamo abituati forse un po' a sentire descritta e a vedere descritta nelle opere d'arte piuttosto che nella letteratura, mi piace sottolineare in questo tempo l'aspetto che Gesù, nonostante conoscesse chi lo tradiva, nonostante sapesse in qualche modo come sarebbe andata a finire la situazione, non si sottrae al porgere la mano con un boccone a Giuda. E questo vuol dire che anche nella nostra vita a volte, no? Forse veniamo delusi, forse veniamo a volte feriti o addirittura traditi dalle persone vicine, dagli amici, dalle persone care. E però nonostante questo atto che tanto ci ferisce, che tanto ci porta ad avere rabbia, rancore, Gesù ci invita a viverlo invece con l'aspetto della fede, e nella fede, perché è solo grazie a essa che possiamo, davanti a questo nostro, chiamiamolo tra virgolette, nemico, porgere la mano e ancora una volta porgergli un boccone, che è il nutrimento. E non possiamo smettere di nutrire il nostro nemico.
E lo vediamo anche in questi giorni di guerra, no? Dove tanto si parla degli aiuti umanitari che forse tardano ad arrivare, che non possono essere impediti. Gesù ci invita invece a essere sempre lì, disponibili con la mano tesa, anche davanti alla delusione, al tradimento. Certo, non è una prospettiva facile, è una prospettiva che implica un percorso di fede, che implica davvero una fede forte. La fede di Gesù è radicata ed è nel Padre. E quello che anche noi siamo invitati a vivere in questo tempo di Quaresima e in questo tempo di Settimana Santa ancora di più è di vivere radicati nel Padre. Grazie alla nostra fede e al suo sostegno possiamo quindi salire sulla croce e vederla come quello strumento non solo che pone fine a qualche cosa, ma quello strumento che trasforma la nostra vita e che la fa risorgere a una vita nuova.